Allora un saluto di nuovo da Isili per la gara nona di campionato over 43. Con noi c'è Fabrizio Paschina della società Santa Andrea Frius. Li presentiamo, sono i vice campioni provinciali della WISP di Cagliari. Chiediamo a Fabrizio una cosa: siete un po' partiti in sordina, sia perché insomma avete saltato qualche gara, riposo eccetera, quindi la classifica attualmente è anche un po' bugiarda. Però diciamo che rispetto all'anno scorso state un po' zoppicando. Vediamo un po' di spiegare le motivazioni, magari sono anche più semplici di quello che pensiamo. No, vabbè, abbiamo iniziato diciamo con una vittoria e un pareggio, poi abbiamo subito due sconfitte, anche perché in pratica siamo andati più di una volta anche rimaneggiati, come vabbè, succede anche un po' a tutte le squadre, di non essere mai al completo. Però in linea di massima diciamo siamo più o meno gli stessi elementi dell'anno scorso e pensiamo di recuperare strada facendo, diciamo. Perché avete tre sconfitte consecutive fuori casa, da due giornate non segnate, da tre giornate prendete gol, però avete la seconda miglior difesa. Quindi insomma, se i numeri diciamo così non ci giocano qualche scherzo, sembrerebbe più una questione di attacco. Sì. Infatti però rispetto all'anno scorso diciamo che era il contrario, facevamo tanti gol, infatti abbiamo avuto, se non erro, i due vice capocannonieri del campionato con Anedda e Cardia, che mi sa che hanno fatto 18 gol a testa. Poi vabbè, c'è da dire che ci manca un elemento importante, il marocchino, l'algerino Youssi. Ah sì, ricordiamo. Sì, è andato a Mandas, quindi per noi è stata diciamo un'assenza di peso, sì, diciamo. Un'assenza per il suo valore, per noi una... Durante la settimana allenate? Sì, tanto sì. Oppure poco, giusto? Diciamo, scendiamo il lunedì e il mercoledì, chi può, logicamente per problemi, lavoro, eccetera. Però c'è da dire che anche rispetto all'anno scorso ci stiamo allenando meno. Ecco, questo può essere un fattore che determina anche questa classifica. Che diciamo, potrebbe, sì. Con la squadra Open, che non ha niente a che fare con voi come società, però... Insomma, a Sant'Andrea ci sono due squadre, ma condividete gli allenamenti oppure sì, siete sì, proprio... Sì, gli allenamenti sono gli stessi ognuno... giorni, gli stessi giorni, però ognuno se, diciamo, si allena per conto suo, dividiamo un po' il campo. Ma e giocate anche la partitella sì, della volte, settimana, sì, qualche volta siamo in pochi, vi capita? Sì, ci capita. Diciamo che collaboriamo abbastanza, cioè ci conosciamo tutti, poi essendo un piccolo paese si sa che... Sì, vabbè, certo, insomma, giocate in casa. E poi nella squadra Open gioca anche il sindaco di Sant'Andrea Frius. Fabrizio, ti ringraziamo per la chiacchierata che hai fatto grazie con noi. Adesso ci trasferiamo nel campo a fianco dove giocheremo questa partita. In bocca al lupo vabbè, per questa gara e anche per il resto del campionato. Grazie. Ciao, a presto, un saluto a chi ci sta ascoltando.